Sono circa 300 i voti che ti distanziano dal primo posto. Come definiresti questa esperienza elettorale e cosa anche dire al candidato ormai sindaco Castiglione? Ma è un'esperienza che mi rimane nel cuore, bellissima, un'esperienza vissuta col popolo di Campobello, con la gente di Campobello, ed è questa la ricchezza che mi rimane. Al candidato Castiglione, a cui faccio gli auguri, gli dico di governare questa città nel modo migliore, gli dico che faccia di Campobello un paese buono, un paese onesto e un paese da ricostruire interamente, e mi auguro vivamente che sia in grado di farlo. Per quanto riguarda il voto, faccio questa analisi, che questa città evidentemente ha paura del cambiamento, ha grande paura, e non riesco a capire il perché questo paese, questa Campobello non voglia cambiare. Quindi sono sereno, rimango sereno, perché a viso aperto e con grande coraggio e determinazione ho affrontato questa campagna elettorale. È facile dire che sono il vincitore morale, ma non voglio dirlo, deve essere la città ancora una volta a riflettere sul voto, sulle scelte che ha fatto. Io ricordo solo una cosa: 3 anni fa qualcuno si era pentito di non avermi votato, poi è successo quello che è successo. Non vorrei mai risentirmi dire di nuovo che qualcuno si è ripentito di non avermi votato. Io le mie scelte le ho fatte, ho dato la possibilità e l'opportunità ai campobellesi di cambiare veramente storia e pagina. Evidentemente io non sono un politico, non ho avuto mai le mani in pasta, sono stato sempre lontano dai poteri forti, dai sistemi, dai potenti, da chi ha i soldi. Io sono persona umile, sono persona semplice, io non ho soldi, una famiglia che mi ha dato la vita, mi ha dato la serenità e l'educazione. Quindi evidentemente non sono stato disposto a scendere a compromessi tali da poter decretare la vittoria della mia elezione, della candidatura a sindaco. Quindi oggi vorrei dire a tutta la città che ha scelto un politico che è da 20 anni lì al comune, un politico che ha avuto la possibilità di amministrare con risultati sicuramente non buoni, oggi diventa sindaco. Spero che questi campobellesi abbiano fatto la scelta migliore e che Castiglione sia in grado veramente di far risplendere questa città. Lei continuerà oppure no a calcare, tra parentesi, le scene politiche? Guardi, io non voglio fare affermazioni affrettate stasera. Sicuramente questa città mi ha dato tanto, questo paese mi ha dato moltissimo, e mi piacerebbe continuare a essere vicino a quella gente che ha bisogno e a quella gente che ancora crede in me. Poi, come si suol dire, le vie del Signore sono infinite. Sarà sempre un mio amico, e questo non lo possiamo mai cancellare per questioni politiche. Quindi Giambito è il vostro rappresentante ed è il mio grande amico che vi aiuterà a superare il guado a Campobello. Thank you.
Avanti.